Me ne avete parlato, credo, in migliaia di migliaia di migliaia, nel senso che quando ultimamente io ho fatto uscire veramente una marea di video sui talenti relativi alla Juventus, sapete che c'è questa piccola rubrica all'interno del mio canale, all'interno della quale vi presento i talenti più interessanti che la Juventus ha sotto braccio, molti mi hanno detto: Matt, ma hai parlato di tanti talenti e di questo non hai parlato mai, ma perché? Ti sta antipatico questo? Non ti piace questo ragazzo? No, è che l'avevo... Vi dico la verità, completamente rimosso, nel senso che ce ne sono talmente tanti di talenti che ho sul mio taccuino che quello involontariamente lo avevo trascurato. Sto parlando ovviamente di Paolo Gozzi, che credo sarà benché noto alla maggior parte dei tifosi juventini, almeno coloro che seguono comunque le gesta delle nostre squadre giovanili. Perché parlo di Paolo Gozzi? Perché Gozzi, se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, ha anche avuto l'opportunità di giocare in Serie A già una gara, perché nella gestione Allegri, quando la Juventus aveva vinto il campionato con 20 giornate d'anticipo praticamente, per far sì che ci fosse un po' di turnover, Allegri aveva convocato praticamente questo giocatore all'interno della rosa e l'aveva fatto esordire addirittura da titolare. Cioè io ricordo la partita di Gozzi con la maglia della Juventus da titolare l'anno scorso, ma non lo so, forse sto sbagliando io, mi ricordo male, comunque se mi ricordo male correggetemi. Però dobbiamo analizzare un pochino questo giocatore. Gozzi è un difensore centrale che tuttavia ha delle caratteristiche un po' particolari. All'inizio della propria carriera faceva il terzino sinistro, io mi pare di aver letto una cosa del genere, ma è stato spostato al terzino sinistro perché non aveva la necessaria velocità. In effetti, vedendolo giocare, ci si accorge di come sia più adatto al ruolo di centrale difensivo rispetto a quello di terzino sinistro. Pare che l'abbia fatto veramente in tenera età, poi si siano resi conto appunto che appunto questo ragazzo rendeva meglio da centrale, quindi l'hanno messo centrale. Innanzitutto dobbiamo dare un po' una visione totale di quello che sta succedendo all'interno della Juventus primavera. Abbiamo tre centrali di grande qualità: il primo è Dragusin, il secondo è Pio Riccio e il terzo giustamente è proprio Gozzi. C'è un po' di rivalità fra sto Pio Riccio e sto Gozzi, perché inizialmente Pio Riccio giocava titolare, poi ha avuto, se non sbaglio, qualche piccolo fastidio fisico, allora Gozzi è subentrato, quando è subentrato insomma si è instaurata una sorta di duello tattico fra questi due, che sono due giocatori comunque completamente diversi, perché se Pio Riccio, vi ho detto l'altra volta, è un giocatore abile in impostazione, bravo con i piedi, che sa comunque far girare il pallone, Gozzi è un centrale un po' vecchio stile, nel senso utilizza molto più lo spazio per difendere, è uno molto bravo dal punto di vista tattico, è anche un giocatore secondo me abile dal punto di vista fisico, perché pur non essendo comunque un giocatore stradominante dal punto di vista fisico, parliamo di uno che ha comunque una buona elevazione, è un giocatore comunque che è bravo nel contrasto, nel tackle, nell'andare a spazzare, nell'andare a dialogare con il centrocampo. Non ha la capacità tecnica di Pio Riccio, ma comunque un giocatore che personalmente, ragazzi, mi piace veramente molto. E ho notato, ragazzi, veramente una cosa importante in Gozzi: la mentalità, che mi è piaciuta veramente molto. Cioè questo ragazzo è molto serio, è molto concentrato, è molto focalizzato su quello che è. Non mi piacciono i giocatori che hanno una mentalità un po' diciamo superficiale. Io trovo che il vero campione e la vera qualità di un giocatore si amplifichi quando questo giocatore conduce un certo tipo di stile di vita. Gozzi pare che sia molto serio. Io gli consiglierei, se posso permettermi ovviamente di dare un consiglio, di affinare un po' di più le doti tecniche, perché quando io vedo che ha la palla, specialmente in condizioni di pressing, quando ad esempio ci sono degli attaccanti e tiriamo incontro, io lo vedo un po' in difficoltà. Cioè mi sembra un po' in difficoltà, un po' tanto in realtà, cioè non riesce a dosare bene questi lanci. Allora io dico sempre una cosa: ci sono dei momenti in cui spazzare la palla è la cosa migliore, perché tu prendi Evra contro il Bayern Monaco, l'avesse spazzata noi saremmo passati lì, no? Quindi va bene spazzarla, però non va bene sempre gettarla via. Cioè la palla è come un diamante, va gestito con cura, ok? Non va preso e sballottato fuori. Cioè lo puoi sballottare, ma una volta, due volte, tre volte, se te lo vedo fare 10 volte a partita perché temi che quel pressing possa venire, alcune volte mi dico: cavolo, devi riuscire a migliorare, perché lui ha delle potenzialità enormi. Cioè Gozzi è veramente un buon difensore,
che secondo me potrebbe ambire anche a un posto di rilievo all'interno della Serie A. Ora non so se della Juve o no, insomma, però secondo me è un giocatore che Serie A, Serie B può farle tranquillamente già ai livelli attuali, nonostante sia molto giovane. Fatemi sapere, cioè, nei commenti cosa ne pensate voi. Siete d'accordo con questa mia analisi oppure credete che Gozzi sia migliore o peggiore di così?